Benvenuti, siamo con il professor Enrico Galiano, docente e scrittore. Benvenuto professore. Ciao, ciao, grazie. Professor Galiano, nel suo ultimo romanzo Una vita non basta, lei dà voce a un ragazzo in sofferenza, Teo, che non riesce a comprendersi e che commette una serie di sbagli che lo sta portando verso una cattiva direzione. Quello della difficoltà degli adolescenti è un aspetto che ha trattato anche in altri romanzi. Cosa la porta a centrare la sua scrittura su questo tema? Ma in realtà non lo so, cioè nel senso che non è una decisione a tavolino, non è qualcosa che uno... semplicemente cerco di raccontare quello che vedo, quello che è un po' il mio mondo. Alla fine sono abbastanza fedele alla teoria del scrivi di ciò che sai, scrivi di ciò che conosci. E questo è il materiale su cui posso di più esprimermi, perché è quello che conosco meglio, per quanto in realtà lo conosca pochissimo. Ecco, lei come docente ha una visione molto diretta verso i ragazzi, verso i suoi studenti. Anche questo lo porta, diciamo, un po' più a riflettere su queste tematiche e quanto è importante per un docente osservare la propria classe. Ma direi che è tutto, cioè nel senso che senza quello non si può fare nessun tipo di, cioè, bisogna mandare un computer in classe o trasmettere dei video, no? Al primo posto c'è sicuramente la relazione, il rapporto personale e quindi anche l'osservazione, l'ascolto. Questo anche perché anche loro osservano tutto, registrano tutto, sono veramente molto attenti a captare l'umore, la pettinatura, come uno si veste, come si comporta, quindi sì, si parte da quello e dopo, solo dopo, una volta che si è riusciti a stabilire un rapporto, una relazione, allora possiamo cominciare a parlare della grammatica, della geografia, della letteratura, della storia. Ecco, parliamo di materie, però a scuola l'errore è visto in maniera negativa. I nostri alunni non dovrebbero mai sbagliare, quando invece sappiamo che chi impara incorre inevitabilmente nell'errore. Lei, recente convegno CPP, ha paragonato l'apprendimento al percorso del fiume Nilo. Ce lo spiega? Sì, beh, diciamo che quello che cerco di, come dire, divulgare è un po' un'idea dell'errore in realtà come risorsa, quindi uso la metafora del Nilo per spiegare il concetto che il Nilo, come ogni fiume al mondo, segue un percorso molto tortuoso e quindi fatto di molti errori. Il Nilo prende, inizialmente sembra diretto verso il Mar Rosso, poi a un certo punto addirittura cambia idea e punta verso l'Atlantico e poi di nuovo cambia ancora idea fino a sfociare nel Mar Mediterraneo. Insomma, l'errore è in realtà, ecco, non tutti gli errori sono sbagli, questo si può riassumere così il concetto. A volte gli errori anzi ti portano esattamente dove dovresti essere. E a scuola possono essere davvero una risorsa, perché attraverso l'errore che comunque si formulano le scoperte. Il metodo scientifico si basa su questo, si basa su esperimenti, errori, fino a che non si riesce a trovare la giusta risposta a un fenomeno, la giusta spiegazione a un fenomeno. E quindi non faccio niente di nuovo fondamentalmente, cerco solo di liberare, ecco, dal concetto di errore il concetto di colpa, il concetto di stigma, che spesso invece, almeno per come la scuola io l'ho vissuta da studente, viene percepito dagli studenti. L'errore è qualcosa che ti mette lì nell'angolino di quelli che non sanno fare, invece no, l'errore ti deve mettere nell'angolino di quelli che sanno come si fa, perché solo sbagliando si riesce ad acquisire conoscenza. In questo libro torna la figura del professor Bove, un docente di filosofia, un personaggio che nel suo libro è un po' amato e odiato. In particolare quella del professor Bove non è una filosofia nozionistica, ma di scoperta, che porta gli studenti a porsi le giuste domande per scoprire le proprie potenzialità. È corretta questa interpretazione? E mi dice se sarebbe una figura da seguire per tutti i docenti?
Ma mettiamo subito in chiaro una cosa: scrivere un libro è diverso che essere nella realtà. Il professor Bove ha questo grande vantaggio su di noi, perché lui è sulla carta, e lì sulla carta le cose vanno in un certo modo, e quindi è un po' un personaggio, una specie di superman, ecco, un supereroe, che riesce a fare ciò che noi comuni mortali non sappiamo fare. In particolare, che cosa? Riuscire a insegnarti ciò che ti vuole insegnare, ma senza dirtelo. Cioè, fai in modo che ci arrivi tu da solo, attraverso tante domande, attraverso tanti racconti, riflessioni. In questo modo è sempre Teo in questo libro, così come era Gioia nella serie di Eppure cadiamo felici. Sono loro che arrivano poi alle proprie risposte. È una delle cose più difficili al mondo, il metodo socratico. Anche Socrate fondamentalmente lo faceva, perché lo faceva sulla carta. Non è dato sapere come funzionava il vero Socrate, ecco. Ecco, questi ragazzi che sbagliano, la scuola li espelle, quando invece sarebbe necessaria una maggiore azione educativa. È quello che le ha proposto con la relazione tra Teo e il professor Bove. È corretto dire che hanno bisogno più di educazione e non di essere cacciati dalla scuola? Ma non credo che la scuola espella nessuno. La scuola però verso alcuni studenti ha una azione respingente, sì. Non nel senso di espellere nessuno, non espelle nessuno, però a un certo punto tanti ragazzi perdono la motivazione, perdono la voglia di andarci, come succede a Teo e come è successo a tanti che ho incontrato nella mia vita, sia di insegnante ma anche di scrittore. Questo succede perché quando la scuola si dimentica di spiegare il senso di quello che fa e diventa mera trasmissione di saperi, io ti trasmetto e tratti i ragazzi come dei vasi da riempire, invece gli studenti sono fuochi da accendere, e questo è quello che Bove cerca di fare, riaccendere quel fuoco. Poi ovviamente generalizzare è sempre molto pericoloso. Di sicuro possiamo però guardare i numeri, e i numeri purtroppo ci dicono che uno studente ogni 10 in Italia non finisce gli studi, e questo è un grande campanello d'allarme che appunto ci dovrebbe far riflettere sul perché succede, e non semplicemente arroccarci dietro le tante, tutte vere, tutte cose giuste, giustificazioni che ci diamo sempre, cioè la scuola, gli stipendi sono bassi, le classi sono sovraffollate. Chiediamoci anche se magari proprio è un problema qui, cioè dovremmo cambiare il modo di pensarla, e non più incentrare tutto appunto su nozioni, ma relazioni e poi nozioni. Ecco, chiudo con un'ultima domanda. Tramite la voce del professor Bove, lei parla del mondo greco come modello educativo. In particolare mi ha incuriosito la figura del daimon, che può avere un'interpretazione negativa e una positiva. Ce la spiega? Beh sì, perché la parola demone ha un doppio significato in italiano, si chiamano enantiosemie, le parole che possono significare nello spettro del positivo e negativo sia l'estremamente positivo che l'estremamente negativo. Il demone infatti nel mondo greco è un angelo custode fondamentalmente, che suggerisce la strada da percorrere, in particolare la strada da non percorrere. Poi però nel mondo cristiano il demone diventa invece qualcosa di estremamente negativo, come qualcosa da scacciare, da tenere lontano. Allora in questa storia il professor Bove cerca di far capire a Teo che il demone in realtà è sia l'uno che l'altro, non è solo una o l'altra cosa, e che diventa demone negativo quando non lo ascoltiamo, quando non ci lasciamo guidare da lui, quando lo reprimiamo e lo comprimiamo troppo nel silenzio. Lui si ribella, e non si ribella mai in modo positivo, specie quando siamo molto giovani. Gli esempi sono tanti, anche nella realtà. In realtà sì, io ho parlato di un ragazzo immaginario, ma non è per niente immaginario, perché sono tanti i ragazzi che vanno da un estremo all'altro, o si chiudono
totalmente in se stessi, scappano dal mondo, oppure viceversa cercano esperienze molto forti per mettersi, per spostare l'asticella più in alto, anche mettendo a rischio a volte la propria vita, proprio perché non hanno dato modo al loro demone di esprimere la propria voce. Ecco, proprio una battuta finale perché mi ha ricordato un aspetto del seme che parla sempre il libro. Quindi lei ci parla di questi ragazzi, si parla spesso di ragazzi fragili, soprattutto di questa gioventù fragile che non riesce a trovare una propria dimensione. Ma certo anche la famiglia ha un grosso problema. Lei parla di queste famiglie anche un po' rotte, un po' che non danno punti di vista, famiglie molto, spesso famiglie separate dove i bambini e i ragazzi vengono sballottati. Com'è possibile far crescere bene i ragazzi in questo mondo così che non dà punti di riferimento? In realtà è proprio così, cioè, purtroppo è uno degli ci sono tanti aspetti positivi del nuovo modo di essere genitori, sono tante cose veramente positive di cui non si parla mai, come per esempio c'è molto più dialogo oggi fra genitori e figli rispetto al passato, c'è molta più condivisione di esperienze e questa è una grande ricaduta positiva. Proprio sulla psicologia, sul creare ecco, una grammatica delle emozioni. Però ci sono anche degli aspetti negativi, per esempio il fatto che si è dilatato il tempo dell'adultità, cioè si diventa adulti molto più tardi. E questo per un ragazzo può creare tanta disconnessione, tanta fragilità, tanta anche incertezza, quando ti manca, sai, quel punto di riferimento dell'adulto che magari anche solo come adulto da contrastare, eh? A volte è proprio così che il giovane trova le proprie coordinate, sa di avere una specie di nemico. Cioè, tu sei il mio nemico e quindi io costruisco nel negativo di te la mia figura, quello che voglio essere io. Purtroppo oggi abbiamo un po' perso questa capacità di essere adulti con i nostri figli e questo ha una ricaduta veramente destabilizzante su di loro. Grazie, professor Galliano, per essere stato con noi. Grazie a te, buona giornata. Ciao.